Mozione unanime del quindicesimo municipio di Roma per dire no alla decisione di utilizzare l'area dell'ex Gran Teatro di Saxa Rubra per il trasbordo dei rifiuti. Marco Curato. Il quindicesimo municipio a guida 5 Stelle dice no alla decisione del Campidoglio di utilizzare l'area dell'ex Gran Teatro a Saxa Rubra come luogo per il trasbordo dei rifiuti, un'area di cui AMA ha bisogno perché a fine giugno scadono i 6 mesi durante i quali la funzione è stata assolta dal sito di Ponte Malnome, subentrato nell'emergenza nata dopo il rogo che aveva messo fuori uso l'impianto di Via Salaria. Al termine di un consiglio straordinario, a cui hanno preso parte anche i comitati dei cittadini, la maggioranza 5 Stelle e le opposizioni hanno votato all'unanimità un documento unitario che respinge la scelta del Campidoglio, chiede che l'area in questione torni ad essere utilizzata come parcheggio e che nessun'altra zona venga presa in considerazione per il trasbordo dei rifiuti senza la preventiva partecipazione alla scelta del municipio. In altre parole, no alla decisione sull'area, ma no anche al modo ritenuto non condiviso con cui è stata effettuata. Un no chiesto a gran voce nell'assemblea dei comitati di cittadini e lavoratori di Saxa Rubra, ai quali invia però un messaggio rassicurante il capogruppo 5 Stelle di Campidoglio Giuliano Pace. Stop agli allarmismi, scrive, nessuna discarica, nessun tipo di impianto di smaltimento, nessun TMB. A Saxa Rubra ci sarà solo uno dei punti in cui avviene il trasbordo e a scanso di equivoci Pacetti ribadisce di cosa si tratterebbe: il trasferimento dei rifiuti da camion più piccoli a camion più grandi senza alcun sito di stoccaggio.